Niente, purtroppo non ho idee. Secondo me questo problema lo possiamo risolvere solo se riusciamo ad allargare le nostre menti. Già, esatto. Guardare più in là, sia nel tempo che nello spazio. Fermati, ci sono. Che ne dici se illustrassimo i passaggi storici che sono stati necessari per arrivare al concetto di atomo moderno a partire dagli antichi greci, una sorta di evoluzione dei modelli atomici. Che ne pensi? Com'è? È troppo lungo. E noi lo accorciamo. Qual è il problema? Aspetta, fammi fare l'avviso. Salve. La prossima esperienza in Lab in Dad avrà il titolo di Evoluzione dei modelli atomici. Ci vediamo in laboratorio. A presto. Salve. Vi farò prima vedere delle semplici esperienze dalle quali trarremo delle considerazioni. Questo strumento è un elettroscopio. È costituito da una sfera. All'interno della sfera c'è un asse che porta due lamine. Molto sottili, d'oro. Carico questa bacchetta con uno strofinio, poi vediamo che cosa succede con lo strofinio. Il fatto importante da notare è che le lamelle si distanziano prima ancora che io tocchi con la bacchetta, la sfera dell'elettroscopio. Lo stesso fenomeno può essere osservato utilizzando quest'altro strumento che si chiama elettrometro. Ma anche un liquido può risentire dello stesso effetto. Vedete come il filo di acqua devia il suo percorso man mano che io mi avvicini con la bacchetta. Un ultimo esempio lo possiamo osservare quando mi avvicino con una bacchetta a dei coriandoli che vengono attratti molto facilmente. Ci è sempre capitato, per esempio, scendendo dalla macchina, di prendere la corrente oppure quando abbiamo indossato una maglia acrilica abbiamo visto delle scintille. Questi, e insieme a quelli che abbiamo visto poco fa, sono tutti fenomeni correlati tra di loro e possono essere spiegati in questa maniera. Un corpo è elettricamente neutro. Con lo strofinio io posso creare un eccesso di cariche che possono essere positive o negative. Se due corpi hanno la stessa carica, allora si respingono. Se invece hanno carica opposta, si attraggono. Poi, in effetti, con lo strofinio io che cosa determino? Una migrazione di cariche elettriche negative, cioè di elettroni, da un corpo ad un altro, ad esempio. Il fatto che la materia possedesse delle cariche elettriche era noto sin dai tempi dell'antica Grecia. Infatti loro avevano osservato che strofinando un pezzo di ambra con un panno di lana, questa era in grado di attrarre piccoli pezzi di paglia, come abbiamo fatto noi poc'anzi con i coriandoli. E infatti gli antichi greci chiamarono l'ambra electron, da cui poi è derivato il termine attuale di elettricità. In effetti, al tempo degli antichi greci c'erano due scuole di pensiero. La prima, portata avanti da Democrito circa nel 400 a.C., che diceva che se prendiamo un corpo, lo tagliamo, lo tagliamo, lo tagliamo ancora, lo tagliamo ancora, arriviamo ad un certo punto che non riusciamo più a tagliare quel frammento di quel corpo. Quel frammento che non può essere più tagliato, Democrito lo chiamò atomos. A è una negazione, tomos tagliare, cioè indivisibile. Poco tempo dopo, Aristotele, nel 300 a.C., invece portò avanti la teoria della continuità della materia.
che cosa diceva? Diceva che la materia può essere tagliata infinite volte senza mai raggiungere una fine. E la teoria aristotelica fu accettata persino dalla Chiesa più avanti. Perché? Perché diceva che la teoria di Democrito, la teoria particellare della materia di Democrito, era troppo materialistica, al punto da considerare eretico chi la proclamasse. Nel 1800 John Dalton riprese la teoria atomica di Democrito perché era l'unica in grado di spiegare le leggi ponderali della chimica enunciate da Proust, da Gay-Lussac e in parte anche da lui. E lui che cosa affermò? Disse che gli atomi di uno stesso elemento sono uguali perché hanno la stessa massa. Atomi di elementi diversi sono diversi perché hanno masse diverse. Poi due o più atomi si combinano tra di loro per formare un composto e il rapporto tra le masse degli elementi che hanno formato questo composto sono sempre costanti, definiti e caratteristici. Nel 1800 William Crookes scoprì l'esistenza dei raggi catodici. Qualche anno dopo Joseph Thomson scoprì invece la natura particellare di questi raggi catodici, identificando la presenza di elettroni. L'atomo di Democrito quindi era una sfera piccola, rigida e indivisibile. L'atomo di Thomson invece, come era fatto? Lui aveva individuato la presenza degli elettroni, sapeva però che la materia doveva possedere anche cariche elettriche positive, però Thomson non fu in grado di individuarle queste particelle. E quindi che cosa fece? Disse che l'atomo era tutto caricato positivamente. E in mezzo a questa pasta positiva c'erano ogni tanto delle cariche negative, tale che la somma delle cariche negative fosse uguale alla massa positiva. Per questo motivo questo modello assomiglia ad un panettone contenente delle uette. Ecco perché fu chiamato modello a panettone. Questa fu pressappoco la strumentazione che utilizzò Thomson per identificare gli elettroni. C'è un generatore di corrente continua, il rocchetto di Ruhmkorff, che non è altro che una bobina che amplifica la corrente, la potenza, il tubo di Crookes e un voltometro. Mettiamo in moto la strumentazione. Si forma questo raggio luminoso, ma non poteva essere un raggio luminoso. Perché? Perché se fosse stato un raggio luminoso non sarebbe stato attratto per esempio da una calamita, cosa che invece notò Thomson. Lui prese una calamita, si avvicinò al raggio e vide che il raggio veniva attratto o deviato secondo la polarità della calamita. Il tubo della Croce di Malta è costituito da un tubo troncoconico dove all'interno c'è una croce. La si può vedere in trasparenza. Ora abbassiamo le luci e accendiamo e vediamo quello che succede. Accendo lo strumento. Come si può notare, la croce di Malta proietterà un'ombra sulla calotta del tubo, ombra che può essere deviata mediante l'utilizzazione di una calamita, di un magnete.
Thomson nei suoi studi riuscì a determinare anche la massa dell'elettrone, che era di 1840 volte più piccola della massa di un atomo di idrogeno. Successivamente Goldstein, utilizzando una strumentazione simile a quella che aveva utilizzato Thomson, riuscì ad identificare i raggi anodici positivi, cioè lui aveva scoperto i protoni che avevano carica esattamente uguale ma contraria a quella di un elettrone, però la loro massa era di 1836 volte superiore a quella. Siamo arrivati al 1919. In quest'anno Ernest Rutherford, un allievo di Joseph Thomson, utilizzò per i suoi esperimenti le particelle alfa. Erano particelle radioattive e positive scoperte dai coniugi Curie. Che cos'erano? Erano atomi privati di elettroni, quindi lo spazio si era ridotto al solo nucleo. E siccome nel nucleo oggi sappiamo che ci sono protoni e neutroni che danno la massa dell'atomo, ecco che questa massa diventa in questa maniera elevatissima. Lui utilizzò queste particelle per bombardare una lamina d'oro. E che cosa scoprì? Scoprì che la stragrande maggioranza di queste particelle passava indisturbata la lamina d'oro e veniva catturata da questo schermo fluorescente. Qualcuna però veniva deviata e qualcun'altra veniva persino riflessa. Allora, che cosa capì Rutherford da questa esperienza? Capì che se questo era l'atomo di Thomson, che aveva la carica positiva spalmata in tutto l'atomo, non poteva essere in questa maniera, perché altrimenti le particelle alfa avrebbero attraversato indisturbate l'atomo. Solo se questa porzione positiva veniva racchiusa in uno spazio confinato, in una regione confinata che lui chiamò nucleo, solo così la particella alfa poteva essere deviata oppure persino riflessa. Quindi aveva scoperto che l'atomo possedeva un nucleo. Però in questa maniera succedeva qualcosa, perché se questi sono gli elettroni sarebbero stati attratti dalla forza di attrazione gravitazionale operata dal nucleo, perché le cariche erano opposte. Quindi per evitare questo, disse Rutherford, l'unica soluzione è che gli elettroni dovessero orbitare intorno al nucleo. Era il primo modello dinamico dell'atomo. Però anche in questo modo, prima o poi, l'elettrone sarebbe caduto sul nucleo secondo una traiettoria a spirale, in questa maniera. Per evitare questo, Niels Bohr, subito dopo, enunciò il principio delle cosiddette orbite quantizzate, cioè l'elettrone doveva possedere una determinata quantità di energia che gli impediva di crollare sul nucleo. Nel 1921 Heisenberg enunciò il principio di indeterminazione dell'atomo, cioè non si poteva determinare contemporaneamente la velocità e la posizione dell'elettrone, e quindi lui cambiò il concetto di orbita in concetto di orbitale, dove l'orbitale era una regione in cui era più probabile trovare un elettrone. Infine nel 1932 Kevich scoprì la presenza dei neutroni, delle subparticelle dell'atomo che non avevano carica come il protone e l'elettrone, ma avevano però la stessa massa del protone.